Nuovo video in collaborazione sempre con Lorena e un altro giorno, anche se sono vestita sempre forse nello stesso modo con cui ho fatto il primo video di questa collaborazione. Comunque, vabbè, lasciate perdere. Iniziamo subito questo video anche perché ho scritto un sacco di cose e quindi scrivo come una gallina. Grazie Lorena, vi lascio il link del suo splendido canale, la conoscete sicuramente perché è favolosa. Un bacio tesoro, ti voglio bene, spero di conoscerti presto, magari, chissà. Buon anno 2018, mamma mia, dire 2018 mi fa emozionare perché quanti anni sono passati. Iniziamo con le cose che non mi piacciono, che mi danno fastidio. Vabbè, questo è il video, quindi lo facciamo, però ridiamo. Cerchiamo di pensare al positivo e di non pensare a tutte le cose che ci fanno arrabbiare perché sennò non viviamo più. Cerchiamo di non odiarci e di volerci bene. Ciak si gira. Allora, no, odio piangere, odio stare male. È brutto stare male, sia di salute per problemi gravi, sia per un litigio. Odio litigare con le persone a cui voglio bene, tipo Dino, mia madre, mio padre, la mia famiglia in generale, anche i miei amici, anche se sono pochi. Odio organizzare e non va mai come voglio. Cosa vuol dire? Non devo spiegare certe cose, secondo me capite, anche se non vi metto le spiegazioni. Mi dà proprio tanto fastidio che io organizzo delle cose, che magari voglio fare la spesa, voglio fare questo, voglio fare l'altro, voglio andare lì, voglio andare là, e poi oggi dico una cosa e grazie a delle persone della mia vita, il giorno dopo, dormendoci sopra, cambio l'idea. È una cosa che mi manda in bestia, che mi fa arrabbiare come una bestia proprio. Mi dà proprio tanto fastidio, odio proprio che io organizzo, mi piace organizzare, l'ho detto forse in altri video. Mi piace organizzare, poi ho delle persone che mi cambiano i programmi dalla sera alla mattina e io non mi devo arrabbiare. Che fastidio. Poi, odio, odio, odio. È brutto dire odio, ma io queste cose non le sopporto. E non so se le pensate anche voi come me, fatemi sapere. Mi dà fastidio che gente nelle grandi città tipo Torino, Milano, Roma, Napoli, eccetera, devono suonare quando si è al semaforo. Che cosa devi suonare? Direbbe Cassini. Dario Cassini, cosa stai dicendo, esimia testa di... Caspita, perché devi suonare? Schiacciare il clacson, tenerlo premuto 20 minuti, 50 minuti, un'ora perché uno davanti a te non va avanti. Allora, ci saranno dei motivi. Uno, perché uno non va avanti. Due, secondo me, a suonare perché quello davanti non va avanti, gioco di parole, ma avete capito, non serve a niente se tu suoni. L'altro magari si prende un infarto, ancora magari è vecchio, va piano perché rispetta i limiti di velocità, tu da dietro gli suoni perché c'hai fretta. Secondo te ci rimane secco un vecchietto che magari guida e non è una cosa bella, non è giusto, quindi è sbagliato suonare delle ore e fare il terrone. Non vi offendete, ma sinceramente a Napoli io ho visto delle cose che sono peggio di Torino e Milano. Suonano delle ore, ma vai avanti, si insultano, gestacci, gestacci, ma come siamo messi, ragazzi? L'educazione è finita sotto le scarpe. Non dico solo a Napoli, anche a Torino si insultano, però è una cosa brutta. Si insultano, si alzano le mani, scendono, scendi che te ne do. Cosa ti devo dare? Ma mettetevi a posto. Perché non vai avanti o perché gli rubi il parcheggio a uno o all'altro nei grandi centri commerciali? Allora ti devi incazzare, scendi che te ne do, che ti alzo le mani, cornuto di qua, di là. Ma oh, ma dove siamo messi? Queste sono veramente cose che mi fanno arrabbiare. E sono triste perché dico, il rispetto all'educazione dov'è andata a finire? In che mondo stiamo andando a finire, ragazzi? Facciamo schifo. No, è veramente una cosa brutta. Suonare. Secondo te, se tu suoni, va più veloce quello davanti? No? E allora che cacchio suoni? Siamo tutti nervosi, tutti di corsa, di fretta. Ma che fretta c'hai? Ma respira! Respira e vivi! Pensa alla tua vita, non agli altri. Mamma mia, che persone che ci sono in questo mondo, che rabbia! Una cosa che mi dà fastidio è che mi piace il make-up, i rossetti, gli ombretti, glitterati, eccetera, ma non mi so truccare. Questa è una cosa banale, lo dico sempre. Poi, odio litigare con le persone che amo, a cui voglio bene. Odio pensare troppo e poi star male perché mi faccio mille paranoie. Chissà lui se non gli scrivo cosa pensa, chissà lei se non gli scrivo, se gli scrivo gliela disturbo. Lorena, mi dispiace sempre scriverti perché, oh mio Dio, magari ti disturbo con il tuo figlio, con il tuo compagno, il tuo fidanzato, i tuoi genitori, eccetera. Ho sempre paura di disturbare lei, Elisa, Francesca, Laura. Mi dispiace sempre dar fastidio anche Dino, magari sul divano e mi avvicino e lui mi dice: no, lasciami in pace, guardo la televisione. Mi dispiace sempre dar fastidio, quindi mi faccio troppe paranoie, alzo le mani, non voglio mai disturbare nessuno. Quindi queste sono cose che non mi piacciono. Pensare troppo, farmi troppe paranoie e non vivere bene.
E dà fastidio, anche una cosa che mi dà fastidio. Disturbare, dare fastidio, fare innervosire la gente, discutere, litigare per cavolate, sono tutte cose che non mi fanno piacere, che non mi piacciono. Odio l'ansia, io sono ansiosa tutti i giorni da quando sono nata. Secondo me sono nata uno nel periodo sbagliato e due con un carattere sbagliato. Appunto, un'altra cosa che odio è essere sempre pessimista e negativa. Odio l'ansia, io ogni cosa che succede, oh mamma mia, chissà cosa succede, oh mamma mia, domani cosa devo fare, oh mamma mia, quante cose devo fare, dove devo andare, cosa devo fare, cosa devo mangiare, cosa devo cucinare. Oh mio Dio santissimo. Statti calma, datti una regolata, me lo dico già da sola. Cioè, l'ansia è veramente una cosa brutta. La mia è ansia perché è ansia banale, tra virgolette, per cavolate c'ho l'ansia, però sinceramente è brutta aver l'ansia. È brutto aver l'ansia, veramente, è brutto stare male, quindi facciamo in modo di stare sempre bene perché la salute è importante. Odio l'odio. Qui ho fatto un giro di parole, ma si è capito. Odio chi si odia, nel senso, l'odio è una cosa brutta, non dovrebbe neanche esistere, uno. E due, non voglio parlare troppo di questo argomento perché non ne so niente, quindi non voglio insulti e critiche così a caso, la gente che non mi conosce. Perché parlo di cose che non mi riguardano, io dico solo quello che penso. L'odio è una cosa sbagliata, non dovrebbe esistere. L'odio verso chiunque, verso persone, oggetti, animali, esseri umani, piante, casa, vestiti, L'odio verso soprattutto le persone, verso gli animali non dovrebbe esistere. Anche l'odio verso la natura, perché butti le cicche per terra, sporchi, inquini, quindi il rispetto verso la natura, verso le persone, verso gli esseri umani, gli animali è una cosa importante. E odio chi non rispetta, odio chi è maleducato, odio chi rutta, chi vomita, chi petta, chi è volgare, odio un sacco di cose. Lorena, questo video verrà di 50 minuti, aiuto! Allora, non mi piace la morte, ho paura della morte, non so come morirò, quindi aiuto, che ansia. Oh, aiuto, che persona schifosa che sono, ho paura di tutto. Sono una fifona. Odio gli insetti, l'ho detto prima, odio le vespe, i calabroni, le api, mi fanno paura, mi fanno schifo quegli insetti, mamma che schifo. Odio le persone, odio, non sopporto le persone a cui scrivo e non mi rispondono mai perché sono impegnate o perché non hanno voglia di scrivermi. Odio e non sopporto, mi danno un fastidio enorme le finte amiche, le false amiche che mi scrivono solo quando vogliono uscire a scroccare un caffè o quando magari avessi la patente della macchina mi scroccano un viaggio per andare in giro, o portami di qua, portami di là, o quando, solo quando ti servo sono amica. Ma che razza di amica sei? Solo quando hai bisogno tu, io ci devo essere. Quando io ho bisogno, non c'è mai nessuno. Com'è sta storia? Che amiche siete? Ma odio comunque, non sopporto le persone. Ho scritto odio, ma odio è una parola grossa. Mi dà fastidio scrivere a una persona, tizio, Pinco Pallino, e Pinco Pallino gli scrivo ciao, come stai? E non mi risponde. Passano ore, passano anni, passano giorni, passa il tempo, mi dimentico anche di averli scritti, poi di avergli scritto, non so parlare, e poi odio non saper parlare, e poi arrivo e gli scrivo a questo tizio Pinco Pallino, mi risponde dopo 2 anni, dopo 2 settimane, dopo 4 giorni, io gli scrivo magari alle 2 oggi a una persona e mi risponde alle 9 di stasera, ma perché? Ok, che io non ho un cacchio da fare, che non lavoro, sono tutto il giorno lì a scrivere agli altri e voi avete una vita da fare, va bene, però porca miseria, se io ti rispondo, quando tu mi scrivi, io ti rispondo subito se mi scrivono. Di solito rispondo subito alle persone per messaggio, soprattutto rispondo quasi subito se non è che sono impegnata a fare qualcosa di importanza naturale, non lo so come dire, di gravissima importanza, diciamo così, perché non mi vengono le parole, allora non ti posso rispondere subito, ti rispondo dopo un po'. Ma ti rispondo sempre comunque, non dopo una settimana. Cioè io scrivo a determinate persone e mi rispondono dopo anni. Ma che sei così impegnata che non puoi avere 5 minuti per rispondere, ciao, come va? Boh, non le capisco queste persone. Poi i vicini che fanno rumore. Che fastidio. Quella sopra con i tacchi, tac 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 tac. Ah, che rabbia. I vicini di casa che traslocano. Spostano i mobili alle 10 di sera, alle 8, battono contro il muro. Ho fatto anche dei video dove c'erano i vicini che battevano sul muro, che da sotto sembra che trascinino un camion dentro casa, non lo so io perché devono fare rumore tutti i giorni e tutte le ore. Che poi dalle 11 di sera in poi non si potrebbe fare rumore nei condomini. Però i vicini fanno casino, come non esistesse nessun'altra parte loro. Che rabbia! E anche quando faccio video ASMR i vicini che fanno rumore, poverini. Poveri voi che dovete sopportare. Povera me.
Odio la guerra, le bombe, i morti, mi fa veramente schifo la guerra, mi fanno schifo le bombe atomiche, mi fanno schifo le persone che fanno la guerra, che si odiano. Il mondo dovrebbe essere un posto migliore, soprattutto per noi che ci viviamo e per le nuove generazioni, invece è un posto che fa schifo. Mi fa paura come stiamo andando avanti, come andremo avanti, ho paura di come andremo avanti, chissà come finirà questo mondo e come andremo veramente avanti. Nel futuro come sarà? Siamo già nel 2018, mamma mia che ansia. A presto ragazzi, voi cosa odiate, cosa non sopportate? Non mi prendete in giro, non mi criticate, vi voglio bene, ciao! Non sopporto l'odio, non sopporto la violenza, non sopporto i pedofili, non dovrebbero neanche esistere, non sopporto la guerra, non sopporto l'inquinamento acustico, l'inquinamento ambientale, non sopporto le cicche per terra, in mezzo alla strada, gente che butta la carta dall'autostrada per terra. Inquinate! Che schifo! Che schifo! Non dobbiamo inquinare, l'inquinamento è una cosa brutta, il buco dell'ozono. I ghiacci che si sciolgono, poveri orsi polari, come faranno a vivere? Cioè io ci penso ogni tanto, dico, ma in che mondo stiamo vivendo? Facciamo veramente schifo. Dobbiamo risolvere i problemi del mondo, invece aumentiamo i problemi che abbiamo, non li risolviamo ed è una cosa bruttissima. Non ci intristiamo, però queste sono cose vere. Purtroppo il mondo sta andando a scatafascio. Odio il temporale, mi fa paura, come una bambina. Divento veramente una bambina quando c'è il temporale, che ci sono i tuoni e i lampi, io muoio di paura. Non mi prendete in giro mai così. Odio i miei capelli perché fanno sempre schifo. Li lavo, il giorno dopo li devo di nuovo lavare. Li ho tagliati ma sono peggio di prima. Mi piacevano di più lunghi che corti. Noi donne non siamo mai contente. Li vogliamo lunghi, poi li abbiamo corti, li vogliamo lunghi. Li vogliamo la frangia, poi la frangia non ci piace, vogliamo il ciuffo. Li abbiamo neri, li vogliamo rossi, li vogliamo biondi, li vogliamo verdi, li vogliamo rosa, li vogliamo gialli, li vogliamo blu, di tutti i colori, non ci piacciamo mai noi donne. Siamo così. Che odio. Che rabbia. Vabbè. Odio i giramenti di testa, odio star male perché mangio troppi dolci, odio la nausea, odio mangiare troppi dolci, appunto come ho detto prima, e star male perché io sono una golosona, l'ho detto prima, è una cosa bella, ma il diabete arriva, quindi occhio a non mangiare troppi dolci perché è una cosa brutta star male. Odio essere sempre nervosa, essere intrattabile con tutti, essere insopportabile perché anch'io, come tutti, abbiamo le nostre giornate no. Le nostre giornate di pessimismo e quindi sono sempre intrattabile, sempre triste, negativa, pessimista, pensierosa, sempre incazzata col mondo e odio essere così come ho appena detto. Odio network, i social, Facebook, Instagram, Meetic, tutte queste chat di incontro per incontrare uomini, per incontrare donne, veramente è una cosa che non sopporto, mi dà proprio fastidio vedere persone magari della mia età o persone anche più adulte che cercano, che sono separate, divorziate e cercano le donne o gli uomini sui social. Perché? Io mi chiedo perché, è una cosa ragazzi che non capisco. Io sarò stupida, sarò ignorante, non lo so, non insultatemi, però non sopporto le persone che hanno 50-60 anni, vanno a cercare donne sui social o viceversa, uomini sui social. Perché? Ci sono i bar. Vai in un bar, hai delle amiche, esci con le amiche, incontri uomini o incontri donne con gli amici. Magari gli offri una birra, magari gli offri una cioccolata calda se fa freddo. Andate a ballare, incontri qualcuno, parlate, diventate amici e poi magari nasce qualcosa. Non sui social. A dire cose che non sono vere, a nascondersi dietro un computer, a dire sei bellissima o sei bellissimo quando magari lui o lei sono dei carciofi lessi, cioè essere sinceri, invece c'è gente tutta troppo falsa. Anche l'altra cosa che odio, che non sopporto. Lorena mi ha detto non dire odio perché è una brutta cosa, ma mi viene da dire odio perché tante cose odio. Sì, non sopporto è la minima cosa che si può dire, ma odio proprio certi comportamenti. Odio la falsità, appunto, non sopporto essere le persone false, le persone che si nascondono dietro una maschera, dietro YouTube, dietro internet, dietro un computer, le persone che dicono una cosa e ne pensano un'altra, dicono una cosa e non fanno quello che dicono. Un sacco di comportamenti io non li sopporto. Lorena, odio. Mi viene più facile dire odio, che è una brutta cosa l'odio, però non sopporto, mi danno fastidio un sacco di comportamenti. Odio chi. Mi viene odio, scusa. Non sopporto, mi dà fastidio chi dice una cosa e poi ne fa un'altra. Non sopporto chi è pigro, chi non fa niente per migliorare la sua vita. Se magari si lamenta che ha una vita schifosa, non fa niente per migliorare la sua vita. Sta lì seduto ad aspettare che casca il mondo, che tutti gli altri facciano tutto per lui e lui non fa niente. Non sopporto queste persone, nulla facenti. Non sopporto l'ignoranza, non sopporto la maleducazione, la volgarità, non sopporto il maltrattamento, l'abbandono degli animali, non sopporto appunto come ho detto prima,
Lo zero rispetto per l'ambiente, zero rispetto per l'essere umano, per gli animali, gente che alza le mani sugli animali, sulle persone non dovrebbe neanche esistere. La pedofilia è un'altra cosa schifosa che non dovrebbe esistere. Il bullismo è un'altra cosa schifosa che non dovrebbe esistere. Un sacco di cose non dovrebbero esistere, le guerre, la violenza, le sparatorie, i ladri che rubano in casa, maledetti schifosi, un sacco di cose non dovrebbero esistere. I politici non dovrebbero esistere perché parlano e non fanno niente. Scusate, ma sono nervosa. Troppi social fanno male comunque. Ormai non si parla più dal vivo, faccia a faccia. Ormai parliamo solo dietro a questo cavolo di telefono che quando si rompe sembra che ci staccano un braccio. Cioè, ma si può vivere così dietro a una tecnologia, dietro a un cellulare? Anch'io ho i cellulari, anch'io ho il computer, anch'io faccio i video. Ma bisogna parlare vis to vis, faccia tu. Non so cosa ho detto. Faccia a faccia bisogna parlare, non dietro a un cellulare. Sei bellissima, ti amo, poi davanti. Quando si conoscono, oh, ma che schifo di persona che sei, alle spalle perché non si parlano davanti, perché non hanno le palle di, non hanno carattere di dire le cose faccia a faccia. Io odio le persone bugiarde, odio il tradimento, odio gli scherzi fatti solo per far del male, odio gli invidiosi, odio un sacco di persone, ragazzi, cioè che schifo. Basta. Odio è brutto, lo so, devo cambiare anch'io carattere perché critico i VIP. Quelli famosi ed è sbagliato. Odio chi critica senza conoscere. Non sopporto chi insulta, chi vomita, chi rutta, chi petta, chi scaccola, si mette le dita nel naso. Ma che schifo! Cioè, ma dai, un po' di educazione, no? Ah, tante cose odio. Questo è il video. Ho riepilogato tutto quello che non sopporto, che odio veramente. Odio chi è gasato, chi si mette in mostra. Ah, so far tutto io, sono bella solo io. Vulgari perché voi valete, ma che cacchio sei? Ma scendi dal piedistallo che nessuno è Dio. Solo Dio è l'onnipotente, non sei tu l'onnipotente, mi dispiace. Né io né tu non siamo onnipotenti, quindi abbassa le ali. Adesso parlo con voi, ma in generale questo discorso. Non sopporto che lo smalto si sbecca dopo 2 giorni che l'ho messo facendo le pulizie. Questa è una cavolata, ma è così. Che rabbia. Poi. Mary Lynn Manson non mi piace, non mi piace come persona, non lo conosco, non mi piace come cantante, la sua musica non mi piace. Poi odio essere appunto sempre nervosa, mi fa schifo il gorgonzola, il prosciutto crudo, la maionese, la salsa rosa, queste sono cose che non mangio, non me le fate vedere. Anche i funghi, per carità, stammi lontano. Questo cibo veramente mi fa veramente schifo. Poi i ragni. Odio, odio, odio i ragni, mi fanno paura. Alcuni riesco ad ammazzarli, quelli troppo grossi, tipo la vedova nera. Stammi lontano perché, che schifo, che paura. Poi, la forfora, sì, la odio, io ho la forfora, mi lavo i capelli, li ho tutti attaccati alla testa, quando non li lavo li ho ancora più attaccati alla testa. Che rabbia, sti capelli li odio. Ecco, un'altra cosa. Poi, il caos, i politici, l'ho detto, non fanno niente, non li sopporto. Per me dovrebbero andare tutti in pensione e far venire persone che hanno voglia di migliorare il mondo e aiutare il popolo e non arricchirsi. Il caos, il disordine, io lo odio. Io non sono una super ordinata, a volte non avrei voglia di fare niente, di lasciare tutto in giro, però poi il disordine mi fa arrabbiare, quindi non lo sopporto. Né in casa mia né in casa d'altri il disordine non dovrebbe esistere, perché vedo una cosa fuori posto, mi viene voglia di riordinare. Sono fatta così, sono fatta male, scusate. Odio chi decide tutto e non fa mai parlare agli altri. Questa è un'altra cosa. Decide, allora siamo in 5, decide una persona sola? No, bisogna decidere tutti e 5 le persone, non uno solo decide e gli altri devono dire sì, hai ragione, facciamo come vuoi. No, non mi piace questa cosa. Chi decide, chi fa il capo, non lo sopporto.